riscoperta in età moderna della miniera catacomba d'opera dei Carmelitani nel 1671 e gli ambienti irregolari delle gallerie sotterranee la prova della realizzazione di vere e proprie ecclesie. C'è un grosso Cristo centrale, si trova tra due personaggi, una la Mater Teu, cioè la madre di Dio scritta in latino con i caratteri latini, e San Smaragdus. Il viaggio sotterraneo nell'ex cave con le pareti infittite da loculi di piccole dimensioni ci conduce alla cripta più piccola, più antica. Alle pareti un Gesù senza barba e baffi, Apollinio, accanto a lui Pietro, Paolo, Lorenzo e di nuovo Smaragdus. Un santo che in realtà è una santa, nel senso che il vero nome di questo personaggio era Eufrosina, figlia di un ricco mercante di Alessandria d'Egitto, che voleva dedicare la sua vita alla vita monastica. Fugge di casa, si fa passare per un eunuco ed entra in un monastero maschile. Vive in questo monastero fino alla fine dei suoi giorni. Alla sua morte i fratelli si accorgono che in realtà non è un fratello ma una sorella. Il fatto che ad Abano dopo l'anno 1000 non ci sia più il culto di San Smaragdo potrebbe essere legato a una censura. Il santo travestito, confinato nelle spoglie e gallerie delle catacombe, nascosto sottoterra, il nome mutilato e tutto quel che resta.